Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi dirò, secondo me, la rosa dell'Italia più forte di sempre. Quindi andrò a prendere i 25, anche se qua saranno 26, ma dopo ne parleremo. Giocatori dell'Italia più forte di sempre, divisa per ruoli, e ve li andrò a portare in questo video. Prima di cominciare però vi voglio dire che Gladiatore Giallorosso 94 sul suo canale, per fare una cosa diversa e per fare una serie in comune, ha messo l'Italia più forte dal 2000 ad oggi, quindi facendo una selezione però dal 2000 ad oggi. Io invece ho preferito prenderla di sempre. Detto ciò, partiamo subito, via! Partiamo dai portieri. Io ragazzi vi invito a rimanere collegati fino alla fine perché vi dirò chi ho escluso a malincuore. Per i portieri i tre sono, secondo me, Buffon, Zoff e Toldo. Sono questi qua, sono secondo me i più forti che abbiano mai indossato la maglia dell'Italia ed è giusto che ci siano. Cioè, ovviamente, almeno per quanto ne so io, ovviamente c'erano anche dei portieri nel 30, nel 35, però uno si va a relazionare con poi quello che rimane da quei portieri e io ho preso loro tre. Passiamo adesso ai difensori. In difesa, Baresi assolutamente va messo, Fabio Cannavaro che ci ha fatto vincere un mondiale, Gaetano Scirea non si può togliere, Paolo Maldini per me ci va, così come Beppe Bergomi, Cabrini, Facchetti. E a questo punto io ho messo anche Nesta. Nesta era quello rimasto fuori perché ne avevo scelti 25 e insomma in questa difesa non sapevo chi levare per mettere Nesta. Io qua alla fine gli ho messo anche Nesta col punto interrogativo, è un ingresso in più, non ci dovrebbe stare, però se voi riuscirete a levare, cioè riusciste a levare qualcuno per metterci Nesta, ben venga. Detto questo, adesso è il turno dei centrocampisti. A centrocampo abbiamo innanzitutto Antognoni, Rivera, Donadoni, Tardelli, Danielino De Rossi e Pirlo. Diciamo che Pirlo, Tardelli, Antognoni, Rivera e Donadoni ci vanno di diritto. Per me ci va di diritto anche Danielino De Rossi, però essendo romanista magari ho una visione un pochino distorta della cosa e lascio a voi la scelta e la possibilità di dirmi se è vero o no che Danielino De Rossi va in questa formazione, anche perché è uno di quelli che ha segnato di più per quanto riguarda i centrocampisti. Detto questo, è l'ora dei fantasisti. Di fantasisti ne ho scelti 4. Io ho scelto qua, ragazzi, per forza vanno scelti questi, è impossibile toglierli: Sandro Mazzola, Francesco Totti, Alex Del Piero e Baggio. Cioè chiunque qua pensassi solo di levare sarei un incosciente. Cioè se io pensassi di levarne uno sarei un incosciente, ragazzi. Sandro Mazzola, Totti, Del Piero e Baggio ci vanno, punto. Infine gli attaccanti. In avanti ho deciso di portare 5 giocatori, è stato difficilissimo. Valentino Mazzola ci va, non si può, non si discute. Inzaghi ci va, è l'uomo dell'ultimo tocco, ha fatto la storia del Milan e dell'Italia, ci va. Meazza nemmeno a dirlo. Paolo Rossi e Gigi Riva hanno portato l'Italia a vincere un mondiale importantissimo. Detto ciò, vi vado a dire velocemente gli esclusi fra gli altri, perché ce ne sono veramente tanti gli esclusi, ma ve ne dico qualcuno fra gli altri. Ho escluso a malincuore per farvi capire che poi li avevo tenuti in considerazione: Pagliuca, Picchi, Gentile, Gattuso, Bruno Conti, che è stata una sofferenza lasciarlo fuori per me, Mancini pure, Signori, Schillaci, Boninsegna, Pruzzo, Vieri, Piola, Sivori e Vialli. Ovviamente voi direte, sì, ma questo nemmeno l'hai tenuto in considerazione. Sì, ne ho tenuto in considerazione anche altri, però questi erano quelli che sono rimasti in ballottaggio fino alla fine e poi ho preso delle decisioni a malincuore. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate dei miei 25, in questo caso 26, ma c'è Nesta integrato, dell'Italia più forte della storia del calcio. Io vi ricordo che nel prossimo video, se raggiungerete un buon numero, ci vediamo, insomma, vediamo come reagite a questo video, vi farò la formazione più forte della storia del Brasile e vi invito qua sotto a lasciare un commento per farmi sapere quale giocatore vorreste vedere nella top 25, cioè nei giocatori della 25 del Brasile. Io vi ringrazio per la visione, in descrizione del link del maestro.zero, andrete sul canale creatore giallorosso 94 per vedere dal 2000 ad oggi. Buon scialalale, ci vediamo ad un prossimo video.